Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo in centro di Roma, zona Pantheon, e siamo all'Antico Vinaio. L'Antico Vinaio nasce nel 1989 con la famiglia Mazzanti. Siamo a Firenze, via dei Neri, vicino agli Uffizi. Nel 2006 entra in questa rosticceria presa in gestione dalla famiglia il figlio Tommaso Mazzanti, che la trasforma in una schiacciateria. Infatti il prodotto tipico sia dell'Antico Vinaio comunque di Firenze è proprio la classica schiacciata toscana. Cosa fa Tommaso? La farcisce con chi più ne ha più ne metta, quindi tutti i salumi, i prodotti tipici toscani e via dicendo. Il motto, bada come la fuma, spopola su TikTok, sui social, e assume una risonanza, un eco mostruosi, tanto che l'Antico Vinaio, Tommaso appunto, inizia ad aprire poi un po' in tutta Italia. Da Firenze si sposta a Milano, Torino, Roma, fino all'America, quindi Los Angeles e New York. Adesso noi andiamo a prendere le nostre schiacciate e ci vediamo dopo. Lei parla e noi mangiamo. Comunque qua con me c'è sta un caro amico mio, Edoardo. Ciao a tutti. Che da buon siciliano e dovrà mangiare un prodotto tipico toscano, mi pare giusto? Mi pare giusto. Allora, sono belle cariche, molto pesante, sì, devo dire belle cariche. Pure la schiacciata sembra bella croccante. Sì. Però non è molto calda, diciamolo. Non è calda. Comunque mi raccontavi una cosa molto interessante prima. Sì. Che loro dell'Antico Vinaio, anche qua a Roma, aprono sempre i punti vendita uno vicino all'altro, attaccati. Sì. Uno rimane chiuso per sfornare la schiacciata e l'altro aperto per la vendita, insomma, la farcisce. Esatto, per la farcitura. Andiamo? Proviamo. Almorso? Vai. Ma ce lo dite quello che abbiamo preso o... Ah, è vero. Glielo facciamo indovinare. Che abbiamo preso? Noi abbiamo due schiacciate con la sbriciolona, che è un salume tipico toscano. Ci sono anche le melanzane, c'è la crema di carciofi e la crema di pecorino. Invece quella di Edo è quella del giorno, che si chiama la viola. Troviamo la rughetta. La rughetta e poi che altro? Questo credo sia pecorino, giusto? Pecorino. Sì, sicuramente un buon prodotto, anche ben farcito. Allora, diciamo che... Prezzi? Non costa 7. Troppo. Quanto sono venute? 7 tutte e due. 7 euro. No, guarda per 7, che per 7 che... euro devo dire sì, perché comunque è molto pesante, è molto farcita, Ma poi è grande, quindi 7 sì, euro sì. Comunque c'è magni. Devo dire che è buona. Sì, sì. Ma la mia? Sì, perché io ho fatto schifo stamattina, ho preso quella con la porchetta, dove dentro c'è la porchetta, il gorgonzola e la crema di pistacchio. E questa qua invece si chiama la quarantena. Aiuto! Allora, è un po' freddina, Questa magari calda era meglio. Però la porchetta è molto buona, molto saporita. La schiacciata è rimasta croccante. Quanto sono sporca in faccia? Ve volevo far vedere la crema di pistacchio, che c'ha i pezzettini di pistacchio dentro, quindi è bella grossolana. E qua esce anche il gorgonzola, che sposa un sacco bene con la porchetta. Ma è tipo strapieno, non so più come mangiarla sta cosa. Ma non è una crema di pistacchio, è un pesto di pistacchio. Mm-hmm. Ma che sa di terra? Sa di pistacco. No, perché ultimamente dicono che il pistacchio sa di terra. Sa di terra, sì, l'ho sentita pure io sta cosa. C'è sta poca roba qua dentro, Giusto un pochetto. Questa qui invece con la porchetta e il pesto di pistacchio è venuta a 9 euro, leggermente di più. La porchetta pure è buona, è bella saporita, anche se ci sono porchette migliori secondo me. E il pistacchio invece? Rimane quasi a metà tra una crema di pistacchio e un pesto di pistacchio, perché è un pochino dolciastro, è un po' salato e un po' dolce, veramente rimane a metà tra le due cose. Però dai, è buona pure questa qua. Poi c'è da dire pure la porchetta tagliata molto fine. Sì, secondo me è un po' secca la porchetta, però sì, sì, sì. L'hanno tagliata fina.
ci hanno messo anche un po' di godenna, eccola qua. No, buona, preferisco la mia, però buona anche questa. No, vuol dire che comunque è veramente gigante. Sì, cioè, sì, proprio è tanta, enorme, sì. È tanta. Si fa fatica a finirla, Fatica no, fatica no, però una persona normale ci mangia. Esatto, esatto, cioè mangia e una del genere te la può pure dividere in due. Sì, volendo, sì, sì, certo. Perché sono grosse. Sono 5 minuti che mangiamo e ancora siamo ancora, guarda, a metà più o meno. Sono belle cariche. Allora guarda, gli ingredienti non c'è nulla che secondo me è di primissima scelta. No, no, no. Però non, secondo me non c'è neanche nulla che è di bassa qualità. Cioè, io non trovo ingredienti di bassa qualità. Non trovi il top di gamma, ma però mangi bene. Comunque anche gli abbinamenti sono buoni. E soprattutto senti tutto. Certo, sì, sì. Io in quella mia ho sentito tutto quanto, in quella di Simona ho sentito tutto. Sì, anche io personalmente nella mia ho sentito tutto, a partire dalla crema di carciofi che è molto saporita. Quindi diciamo, c'è chi ne parla bene, c'è chi ne parla male. Per quanto mi riguarda, un posto così al Pantheon, se ci vai in un momento che non trovi troppa fila, perché se ci vai ora di pranzo probabilmente ci stanno file chilometriche. Ma diglielo che ore sono. Che ore sono? Noi ci siamo andati là ad apertura, apre 10:30 e Simona si è messa lì per noi in fila e per voi in fila alle 10:30. Ma comunque ha fatto un po' di fila Simona, diciamo, non era la prima, Però che dicevi te prima? Che comunque al centro centro per 7 euro, ecco, molto difficile trovare un prodotto del genere di una qualità e quantità tale, perché comunque sono molti posti turistici e si rischia anche con 7 euro di non mangiare nulla o mangiare molto male, ecco. E invece una sicurezza, possiamo dire, per chi si trova in zona Pantheon. Peccato che nulla fuma. Questo c'è da dirlo, sì. Dì che sei bravo, facci l'accento da siciliano, l'accento toscano. Ma come la fuma? C'è da dire comunque che la schiacciata si mantiene molto molto croccante. No, è bella croccante, sì. È bella nonostante croccante. Sia comunque abbastanza fredda, diciamo. Ma è pure bella, bella alta, mollicosa, sì, esatto. Sì. E nonostante questo rimane croccante sulla parte esterna. Sì, è una buona schiacciata che non si rende gommosa, quindi comunque non diviene difficile da masticare anche con il passare di un po' di tempo. Quindi comunque potete anche portarla e mangiarvela da un'altra parte tranquillamente. Come abbiamo fatto noi? Dal carcere di del teatro di San Marcello. Dal carcere di Teatro Marcello è tutto. Noi ci vediamo. Che ci vediamo? Aspetta. Aspetta, fallo dire io. Non è cosa nostra questa. La cosa che possiamo dire è che se arriviamo a un tot di views andiamo a provare quella di Firenze. Che dici? Se fammi il viaggetto? Farò un numero, a quanto dobbiamo arrivare? Facciamo 15.000 views, dai. 15.000 views e proviamo l'originale. E mo famo parlare a Simona che ci tiene. Sì. Perché dall'alto della mia porchetta iscrivetevi al canale, attivate la campanella e buona fine.